Salvatore, che è questa faccia? Che sono i sensi di colpa per come tratti tua sorella? Dice, ma lo vuoi capire che non esistono soltanto i tuoi problemi, eh? Pensa a me, io o vado al lavoro e mi prendo gli insulti di tutte le persone a cui faccio le multe, o resto a casa chiuso solo come un cane. Non posso più abbracciare a mammì, non posso più abbracciare a Lollina. E poi E poi? sono anche molto preoccupato a causa di Bruno. Pensa che Auremo non è venuto ancora a trovarmi e non vuole fare nemmeno più la videochiamata. Dice che sta troppo stanco, dice. E invece sto pensando che magari si sente male, no? E forse non me lo dice per non farmi preoccupare. Ma non pensare a queste cose brutte. Ci possono essere molti motivi, no? Tu dici, non mi devo Al preoccupare. contrario, tu ti devi preoccupare, ma non per il virus. Quando un uomo cambia atteggiamento, c'è sempre qualcosa sotto o sopra. Ma come? Con tutto quello che sta accadendo all'ospedale Ma poi? certo, proprio in un momento del genere, Eros e Thanatos, insomma quella roba lì, no? E poi non mi hai detto sempre che lui lavora fianco a fianco con quel pezzo di infermiere che è la morte sua? Max Cerullo. Esattamente. Come vedi, tua sorella non si sbaglia mai. E ora perdonami perché me ne devo andare. Sai, mi devo andare a preparare. Ho appuntamento con il mio personal. Ma come? Ma sei impazzita? Tu fai venire un non congiunto a casa, eh? Ma lo sai che è pericoloso? E poi, Sergio? In collegamento, Salvato, in collegamento. E poi non ti preoccupare di Sergio. Pensa alle corna tue. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Uè, Cherry! Maria, sto male. Sto male. Che ti senti, Sasà? C'hai la febbre, c'hai le tosse! Il cuore! Sì, Maria, è infranto. Lo sapevo che finiva così. Bruno ha un altro. Oh, mamma! Ma che stai Sì, lo so dicendo? io che dico. Lo so io che dico. E non mi dire che andrà tutto bene, perché vengo là e... Salvatore, calmati! Io non te lo dico, ma tu.